Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Sciosha. Finalmente siamo pronti ad iniziare Resident Evil 7. E lo so che lo iniziamo un po' in ritardo rispetto a tanti altri youtubers. Però ragazzi, questa è una serie particolare, è un horror, quindi io credo che il divertimento sta nel vedere, nel scoprire se ci spaventeremo. Quindi ragazzi, siete pronti a cacarvi in mano insieme a me? Ho anche creato questa atmosfera che in realtà non è poi così lugubre. E per rimediare al fatto che ho iniziato tardi, questa sera dalle ore 20 fino alle 22 sarò in live su YouTube. Mi vedrete morire. Quindi ragazzi, vi aspetto questa sera. Ma intanto mi raccomando, lasciate tanti mi piace per questa nuova serie. Fatevi sentire sotto nei commenti anche. Ma adesso iniziamo. Casa dolce casa, casa degli orrori. Io vorrei casa dolce casa. Facciamo la difficoltà normale. Che poi ragazzi, la cosa bellissima è che io sono appena tornato da un viaggio di lavoro. Sono stanchissimo, sto a casa da solo. Gioco a un horror. La fine di tutto. Stasera è la fine di tutto. Ci possiamo muovere? Ah! Ma vaffanculo, ci ha messo paura. Ma quanto è brutta! Ma perché parla in tedesco? Ho sbagliato qualcosa, scusate. Iniziamo malissimo. Eccoci qua. Però raga, subito così jumpscare. Ehi amore. Ciao. Beh ecco, volevo solo salutarti velocemente e dirti che ti amo tanto. Oh, indovina un po'? Sarò di ritorno a casa molto presto, evviva. Mamma, resta là, oh, sei bruttissima. Non vedo l'ora di farla finita con questa storia della babysitter e di tornare dal mio amato marito. Mi manchi tanto. Ora devo tornare al lavoro. Sappi che ti amo, Ethan. Mi manchi molto. Ti mando un mare di baci. Ti amo tanto. Ciao, amore. Oh, cacchio, ragazzi. Che è successo? Questa è Ethan o è lei? No, raga, io non posso giocare a sto gioco. Ethan. Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma... Cazzo sta succedendo qua, raga? Quello che posso dirti è che... Se troverai questo... Che succede? Se troverai questo... Stanne... Lontano. Ok. Raga, c'ho una paura fottuta. Io spero che voi stiate guardando questo gioco... Al buio... Completamente da soli... Come sto facendo io. Pronto? Ehi, sono... Ethan. Sei sparito l'altra sera. Sì, va tutto bene. Però... Mia... Non è morta, lei è viva. È tornata. L'hanno trovata? Ma come? Sul serio? Io non lo so, ma... È tornata. Non so come ha fatto, ma è tornata. Forse è uno scherzo. Vuole che la raggiunga. Ma lei dov'è? Dalvey, Louisiana. Sì, a ciao proprio. Ma sono passati 3 anni. Lo so, ma se invece fosse davvero lei... Voglio scoprire qualcosa in più. Guidiamo noi? No. Qua sicuramente, raga, succede qualcosa stile non aprite quella porta. Ci guardiamo intorno. Che poi in Louisiana, ragazzi, in Louisiana succedono le peggio cose. Più che altro perché stanno le paludi, no? E nelle paludi ci puoi mettere... Cioè, spariscono le cose, ragazzi, le persone. Intanto siamo vestiti malissimo. Roba che, cioè, manco mio nonno. Ok ragazzi, questo è il posto. E questo è il posto, è ancora viva. È iniziata adesso la nostra avventura su Resident Evil 7. Potevo farlo col VR, ma no raga. Che poi penso che col VR sarebbe stato proprio l'esperienza definitiva. Però ho pensato che per voi, per YouTube, fatto le zanzare, sarebbe stato meglio, cioè, vedere il gioco così. Quell'altro sicuramente per me sarebbe stata un'esperienza da cagarmi addosso. Non è detto che non ci faremo qualche video con il VR, eh. Comunque, quella è una casa lì aperta. Dobbiamo capire un po' che è successo. A quanto pare questa è sparita 3 anni fa. È chiusa a chiave qua intanto. È tornata, qualcosa l'ha presa, qualcosa l'ha catturata e gli ha fatto inviare quel video. Sinceramente non so, non risponderà ovviamente nessuno, raga. Sta una casa diroccata al massimo. Non so se il gioco si ricollega a... Penso di sì. A quello che abbiamo provato nella demo. Cioè la demo, raga, c'è una famiglia di pazzi furiosi. Eh sì, e no, e forse questo qui è proprio il furgone di quelli lì che riprendevano. Certo, hanno lasciato il cavalletto qua. Io me lo inculerei e me ne andrei. Accetta il suo dono. Ecco fatto.
Qua, ragazzi, non promette assolutamente niente di buono. E io non so se si evince un po' la strizza che ho. Oh, cazzo. Signore? Perché, ragazzi, io sto solo, vi ripeto. È sparito. Come cazzo ha fatto? È sparito. Guarda, mo devo cagarmi addosso, eh. Carogne, carcasse. Porca trota, ragazzi, ma... Ah, ok, è roba dei cavalli. È roba dei cavalli, quindi non ci importa. Accovacciamoci, andiamocene via subito. Subito da qui, io pensavo che mi pigliava qualcuno da dietro. E la cosa... Ah, io non ho visto niente dagli altri youtubers o video in giro. Quindi, ragazzi, per me è tutto nuovo. Ma sono sicuro che voi sarete già andati avanti. Guarda qua, uccelli morti. Cioè, uccello morto, oddio. Non sono molto contento di questo. Comunque, abbiamo scavallato, come si suol dire. E siamo arrivati dentro la casa. Quindi non è abbandonata assolutamente, perché qua c'è del fuoco amico. Del fuoco amico. Oh, la borsetta potrebbe essere sua. Vediamo nel dettaglio. Ah, patente di guida. Eureka. Vediamo un po' all'inventario che cosa abbiamo. Le mail di Mia. La stampa delle mail di tua moglie Mia, scomparsa 3 anni fa. Vediamo un po' che c'è sta scritto. Ah, Mia, la foto sembri meglio, eh. Fattoria dei Baker, vieni a prendermi. Ah sì, la patente di guida di Mia è scoperta da una strana sostanza. Sarà sburro. Sarà sbuo. Quindi noi vogliamo entrare qua, siamo sicuri, eh. Nella fattoria dei Baker. Che dalla demo io ho capito che c'avevano un figlio pazzo. Sogno pazzo. Ecco. E qua inizia sicuramente la strizza. Ok. Ah, ok, guardate, siamo proprio dove siamo morti più volte. Non voglio fare il fregnamoscia, che capito quello che si spaventa subito. Però guarda che schifo. Ah, che schifo. Cazzo. Che schifo, amici. Ma alzo la testa e c'è qualcuno, ma sicuro. No. Allora, qua, ragazzi, ci dovremmo trovare abbastanza a nostro agio, perché l'abbiamo fatto più volte nella demo. Chi è che si muove? Aleggia un po'. Più di 20 persone scomparse in 2 anni. Allora, potremmo andare di sopra, ragazzi, ma forse è il caso che ci andiamo di qua. Ok, vediamo un po' che c'è, eh. Foto di donne nude. Tutto normale fino adesso. Tutto normale. Foto di donne seviziate. Questa è un po' meno. Ovviamente i fusibili che non ci stanno mai. Altra foto di una cella. Ok, quindi praticamente l'hanno chiusa in cella. Questo l'abbiamo capito perfettamente. Questa è la bella foto di famiglia. Ci sarà il passaggio segreto lì, ragazzi? No, non c'è. Quindi era una cosa solo della mail. Sembrano i proprietari. Mortacci, quanto sono brutti. C'erano le tronchesi, dove le trovavo però? Aspetta, non mi ricordo. Forse andiamo di sopra. Sì, ma anche i manichini ci stanno. No, là c'è un registratore. Hanno cambiato però rispetto alla demo. Ok, una cassetta. Filmato casa abbandonata. Vuoi salvare? Sì, assolutamente. Forse quella cassetta ci dirà qualcosa in più su che cosa cacchio dobbiamo fare. Non credo che sarà la cassetta della demo, dai. Secondo me è la cassetta della nostra donna. E schiaccia play, va. Ah no, dai, dobbiamo rigiocare sempre questo. Facci un taglio, Pete. Ehi, lavoro coi professionisti. A proposito, controlla che l'audio funzioni. Non voglio un nuovo Mario. Ma è una storia di 2 anni fa. E non mi doppio. Vabbè, allora vedete, ragazzi, dobbiamo rigiocare per l'ennesima volta la demo. Non mi piace. Che non abbiamo mai finito nel modo giusto, perché morivamo sempre. Piano B. Apriamo, filmiamo l'interno. E poi parte l'intro. Come sempre, insomma. Però, di il nome del programma stavolta. Tranquillo. Stasera su Air Gators, un altro posto del cazzo inutile. Felice? Certo punto di vista sono pure un po' felice, perché almeno questi due ragazzi li conosciamo già, sappiamo che fine faranno. Però, visto che magari non tutti hanno visto la demo e si vogliono godere il gioco, non lo spoilereremo. Siamo pronti? Però stiamo per capire un po' di più sulla famiglia che vive dentro questo posto. E questi sono dei reporter, comunque gente che fa quei video che vanno nelle case abbandonate e cose varie. Grande zio. Tu sì che sei un uomo virile. Allora, perché siamo scesi all'inferno? Ti prepari mai? Cosa abbiamo? Casa schifosa? Rumori strani? È stregata? Peggio.
Che cazzo? Ero un presentatore io. Sostituto, Pete. Sostituto. Cosa? Nulla. La storia, Andre? Una fattoria abbandonata, una famiglia scomparsa e forse un delitto. Il solito. Da quanto hai detto che è abbandonato? 3 anni. Clancy, filma questo. Ottimo inserto. Quindi, questi contadinotti scompaiono. I Baker, non dei contadinotti. Jack e Marguerite Baker. Gente tranquilla, non arretrata. Girano brutte voci sul figlio, Lucas. La pecora nera. Ah, merda! Avvistamenti di fantasmi nel bayou. Ci siamo già stati nel bayou con Mafia 3. Però, ragazzi, veramente, in Louisiana scompaiono le persone e poi c'è tutto... Comunque, c'è tutta la questione del voodoo. Allo sfondo. Andre, che dici? Che sei brutto. Andre? 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 Andre non risponde. No, che non l'ho visto, stavo insieme a te. E comunque, dicevo ragazzi, dov'è? Sarebbe bello in questa serie approfondire un po' di più le tematiche del voodoo, queste cose così. Non lavorerò mai più con lui. Magari nella maniera un po' più macabra. I produttori vanno e vengono. A un buon cameraman come te? Resta vicino. Sì, ti sto vicino. Sarebbe figo, ragazzi, però io già c'ho la caga di questo video, cioè di questo gioco normalmente. Se mi metto pure a suggestionarmi da solo raccontando cose spaventose, finisce veramente male. Cos'è stato? Sentito? Apri sta porta, dai. Andre! Dove cazzo è? Comunque lui, ragazzi, lui è chiaramente il tizio che abbiamo visto prima. Sembrava una sorta di zombie. Facciamo così. Troviamo Andre e poi ce ne andiamo. Fanculo lo show. Ok, sono d'accordo. Io me ne sarei andato a fanculo pure senza Andre, però vabbè. Dai, scendi giù. Prima tu. Riprendimi tipo eroe mentre scendo. Vabbè, allora vai pure. Vado, tranquillo. Che cosa vedi? Che cos'è? Che vedo? Ah, eccolo. Eccolo qua, ragazzi. Brutta fine. Brutta fine. Ah, capella. Male, però attenzione. Pensate che questo che può aver fatto la nostra Mia. Ok, siamo tornati. Jesus Christ. Quindi adesso possiamo vedere se possiamo andare di sotto, eh? Sì. Mo ci possiamo andare. Anche perché per forza questo dobbiamo fare, ragazzi. Non c'è assolutamente null'altro da fare in questa casa. Però stiamo proprio andando nelle fauci del nemico. Seguiamo la botola piena di scarafaggi. Madonna, carac. Però almeno è pulito perché fa sparire i corpi, Almeno da questo punto di vista non ci si può lamentare. Ecco, va, si è rotta la scala. No, ma come facciamo? Siamo in trappola. Dannazione. No, raga, siamo in trappola alla grande. Ok, qui è morto coso, Andre. Noi, ragazzi, possiamo solamente proseguire. Facciamolo pure di corsa perché io ho mezza paura. Ma pensa col VR sta cosa che può essere. No, non ci voglio neanche pensare, ragazzi. Non ci voglio neanche pensare. Cioè, ci saranno anche le armi, quindi potremo anche sparare. Cioè, non sarà solamente tipo Outlast, ecco. Anzi, molti hanno detto brutto. Cacchio è, ha squarciato sott'acqua. Ma non credo, forse è il caso che ci sbrighiamo, Qualcuno ha detto, sì, brutta copia di Outlast. Ma secondo me invece, ragazzi, puttana tua madre. Sei Andre perché ti manca un occhio. Come fanno i vermi a essere vivi dentro l'acqua? O rimangono vivi dentro? Vabbè. Ma che cazzo mi sto a chiedere? Ragazzi, forse queste sono tutte le persone che sono scomparse fino adesso. Secondo me c'è anche molta lore in questo gioco. La lore. Sì, c'è pure molta morte però. Oh, ragazzi!
Delle celle, forse è qui che aveva portato la nostra Mia. Vabbè. Oh tu, porca troia, dei rumori sinistri. Eh sì, è qua, qua ragazzi. Abbiamo visto delle foto proprio qui. Aspetta, le tronchesi potrebbero essere dell'arme. Dell'arme, come sto parlando? Che ci sta scritto qua? Morto, guarda, guarda. Morto, turned, non so che vuol dire. Trasformato per caso? Mutato, mutato, mutata. Mia non c'è scritto niente, quindi può essere ancora viva. Potrebbe essere ancora viva, dovrebbe... Eccolo qua! No, raga, c'ho troppa paura. C'ho troppa paura. Ci ha detto di allontanarci. Ci ha chiaramente detto di farci i cazzi nostri e noi siamo venuti a prenderla. Oddio, Mia. No, Mia, sei troppo brutta, Mia. Mo ci spaventa, sicuro? Mia, per fortuna sei viva. Sono io, sono Ethan. Ethan? Ethan! Ehi, stai bene? Tu non dovresti essere qui. Ma che vuoi dire? Mi hai contattato tu? No, non sono stata io. O forse... Addio, ragazzi. Qualcuno ti ha visto entrare. Lui ti ha visto. Lui? Ma c'è qualcun altro? Che diavolo succede? Io sto in super intenzione. Dobbiamo andarcene. Papà. Dobbiamo andarcene adesso. Papà. Ma che cazzo stai dicendo? Io la seguo, ragazzi, ma non so molto... Vabbè, tranquillo no. Dove mi convinto? Morti? In un posto sicuro. Vuoi dirmi cosa sta succedendo? Ehi, ti ho creduta morta per 3 anni. 3 anni? Sei sicuro di quello che dici? Eh no, paglia. Cioè, in realtà no, però... Beh, però ragazzi, alla fin fine sta in un ottimo stato, eh. Quasi nuova. Questa qua... Oh, porca, ma stai a portare nel luogo dove fanno le torture? Puttana. No, ragazzi, sto gioco è malato. Che posto è mai questo? Che ti hanno fatto? Non adesso. Dobbiamo trovare una via d'uscita. Forse da questa parte. Ma scusami, stai qua da 3 anni, lo so io, sono entrato. Seguimi a me due a me, no io a te. Porca troia, guarda qua, ragazzi. La carta igienica, a che serve? Veramente, è nei posti peggiori da ritrovi. No, ragazzi, ho troppo in tensione. Non fate screen e metteteli su Instagram. Non dobbiamo parlare. Il messaggio che hai mandato. Credimi, quella non ero io. Ma l'hai fatto. Non sono stata io. Ok, d'accordo. Ma dimmi che sta succedendo. Ti sto dicendo tutto quello che so, giuro. Che poi lei... Dobbiamo andare di qua. Cioè, scusate, ragazzi. No, vabbè, non famo pausa per... No, che riprovo, aspetta. Cioè, raga, mo, voglio dire, lui è un po' troppo calmo rispetto a ritrovato la fidanzata dopo 3 anni. Sai dove stiamo andando? Tra l'altro, la vera domanda è... La famiglia mi passava da mangiare. Sì, me lo ricordo. Eh sì, guarda qua i barattoli, guarda qua proprio tonno e cipolla. Cioè, scusami, ti arriva la mail, ti dice che sta là. Ma perché cazzo non ci vai con la polizia? Io ci sarei andato con l'esercito. Cioè, la donna tua, se riesce fuori dopo 3 anni che pensai morta, è rapimento, ci vai da solo. Lì. È proprio lì. Ecco. È questa. Aprila. Tra l'altro li porti senza le maniglie, vabbè. Ricordo la stanza. C'è un'altra porta. Ne sono sicura. Qua Casting Crouch, eh? Madonna, raga, ma che c'è? È sparita, è sparita! Sta tranquillo. Saremo una famiglia. Ora che tu sei qui. Ma che sono sicura che ci sia un'altra porta. Ok, allora ragazzi, un attimo solo, perché questa sta chiaramente in uno stato alterato, ma potrebbe essere il fatto che è stata rinchiusa per tutto questo tempo. Ecco, mi dicevo, si è spenta. Però, raga, cioè, veramente, cioè, non capisco se lei sta con loro o sta di cacchiate. Oddio, signora. Ah, signor! Questa sta finita. Ok, ragazzi, allora ci dovrebbe essere un'altra porta per uscire. Lì c'è una bambola che forse fa più paura di tutto il resto. Non mi dico che questa è la bambola di cosa. No, lasciami stare! Ma che sta, Dio? Che cazzo fai, io? Ma che cazzo? Ah, no, l'ha presa! Oddio, raga, io pensavo che era tipo lei che stava... C'aveva qualche cosa... No, vabbè, sta diventando un po' troppo sto gioco, eh. Io mi sto chiedendo perché lui non usa... Tipo le tronchesi come arma?
Però vabbè, forse... Oddio, ritorniamo su? Siamo sicuri, raga? Ecco, ecco fatto. Apri sto comodino, te prego. Non c'è mai un cazzo. C'è il telefono, chiama, oh. C'ho paura tanto del telefono. Staccato. Raga, ma aspetto il jumpscare da un momento all'altro. Mappa casa ospiti, che vuol dire? Oh, meno male ragazzi, meno male, mi hanno dato una mappa. Io lascio pure il coso aperto, bastardi. Non vi metto a posto niente. Dobbiamo stare attenti, ragazzi. Vai, soluzione medica. Qua cominciamo a craftare un po' d'oggetti. Secondo me inizia adesso il vero gioco. Inizia adesso il vero gioco. Dei rumori sinistri. Chi è che sbatte la porta? C'è un mona. Chi è quel mona lì che sbatte la porta? Oddio, ragazzi. No. No, no, ste cose no, raga, subito. Ste cose no, subito. Ste cose no, subito. Ma lei è morta, allora. È un fantasma. Forse quel coso fantasma nel bayou è quello. Oh, cazzo, io. Ma sa suo marito. Ferma, ferma, ferma. Respingi, respingi, respingi. Sì, pure nella mano, raga. Che cacchio fa? Aspetta, ma che aspetto? Raga, mi sta a fare male. Devo fare. Mio Dio, che cacchio sta succedendo, ragazzi? Oddio, non so. Riesco a sentirla. Io riesco a sentirla lottare dentro il mio corpo. Vattene via. Che cacchio. Lasciami stare. È giusto. Sono stata cattiva. Ma che caspiterina sta succedendo. Ma vattene, ma lascia questa qua. Ma lascia questa qua. Fatto mia. Poi con che scarpe. Con che scarpe me lo dici? Usiamo la soluzione medica, regà. Ma qua dobbiamo usare la soluzione enigmistica per capire che cacchio sta succede. Cioè, questo è chiaramente ha scuffiato chiaramente. No, vabbè. No, perché potevo prendere il coltello? Perché non ho preso il coltello? Va via. Ce l'lascia. E poi, ma che faccio? L'ammazzo, allora che sto venuto a fa? L'attacco ragazzi, l'attacco. No, tu sei matta, non sei morta. Ma raga, ma la sto più accettata che... Omicidio... No! Omicidio di la mia stessa mogliera. Vabbè, allora vaffanculo, eh. Sta buona. Se vi accettate. Ti accetto anche in questa nuova forma mia. Ti sto accettando. Accetta la tua nuova realtà. Cioè, gli hai ammazzato tu moglie, zio. No, ragazzi, non veramente non ci sto capendo niente e mi piace tantissimo. E scusate se è una serie diversa dal solito, ma... l'ho ammazzata. Mo squilla il telefono. No, vabbè, non ci credo. Aspetta. Attendi. Prendi lascia, te prego. Pronto, ma la polizia. Stiamo venendo qui. Non saresti dovuto venire qui. Ma come? Chi l'ho uccisa? E che cazzo succede? Mi chiamo Zoe. Forse puoi uscire dall'attico. Attico. Adesso vai. Subito. Zoe, e chi è? No, oh, ma... No, che sta succedendo? Vabbè, vi lascio. Buono, raga, almeno c'ho un'ascia a mano. Altro che nani con l'ascia, mo so cazzi vostri. Questo che era il bagno. Allora, usiamo le tenaglie qui. Subito proprio. Zitti! Non mi fate paura. Ah, il fusibile, va?
Prendiamoci un po' una soluzione salina qua, perché me sto a vedere male. Oh! Oh! Vabbè, ma se è lei, ragazzi, se la più accettate, va bene. Poi voi fatemi sapere sempre la vostra sotto nei commenti, che io leggo tutto. Io ho letto tutto. Ok, adesso andiamo a accendere la luce, spero. Mannaggia la matosca! Sono io, tranquillo. Ma non sei te, sei una testa di abbacchio, so sei. Non volevi farmi il culo. Guarda, guarda, c'ha il coltello dietro. Stavolta hai esagerato! Ma un cazzo di male! Ma perché gliela... Oh, quella mano, ce l'hai con quella mano! Però mi ha dato il cacciavite. Almeno quello. Oh, ce l'ha con la mano! Ma forse hai capito che tu in 3 anni... In 3 anni, raga, ci siamo dati da fuori. Riesco. Vabbè. Ora, voglio proprio vedere come soffri. Togli quel coso. No, vabbè, non mi togli. No, mi ha tagliato la mano. Sono morto, penso. Devo fermarla. Perché alla fine ma che cazzo sta succedendo? Che cazzo sta succedendo? Prendi la mano che te la riattacchi forse. No, raga, ma che... No, cioè, sto gioco è malato. Ma era non... Cioè, è successo a me o doveva succedere proprio che ti stacca la mano? Così il gioco dura 10 minuti. Sono morto. Sono senza un braccio. Porca troia, ragazzi. Sì, sarebbe... Cioè... È dissanguato proprio, eh. Qua qualcuno ha dormito. What the fuck? Munizioni per pistola? Pistola! Oh, meno male, ragazzi, la pistola! La pistola. Ok, perfetto. Perfetto, un cazzo, sta senza una mano. Ok, miriamo. E spariamo, perfetto. Ok. Sparagli Piero, sparagli Ethan, sparagli ancora e dopo un colpo sparagli ancora. Cioè, ragazzi, veramente vi sta piacendo troppo. Dovete lasciare tanti piaci. Lo so, mi dispiace solo dall' iniziata tardi, ma. Con 40 munizioni fermi tutti. Eccola, eccola. Porca troia. Se no, no. Vabbè. Va- Dai, spostala. Spostala! Bravo! Mo te sparo, ragazzi, mo gli sparo, senza pietà. Cioè, questa gli spara in testa e non muore! Che devo fare se 4 colpi... Ricarica. C'ha una mano, ragazzi, sotto l'ascella, come fa? Ma chi è? Chi conta su di te? La famiglia? Gli ha fatto il lavaggio del cervello! Forse gli devo sparare la macchinetta. Sì, forse è là, raga, forse è là. Sì, gli devo mettere fuori uso la cosa, perché questa qui è mortale, penso. Però sbrigata, ricarica. Mannaggia tuo padre. Oh, ecco, sta fa il fumo, ragazzi, sta fa il fumo. Io. Vai, l'ho fatta. Ma che ami? Che cosa ami? Ma se me la frego io la cosa elettrica, raga? Se può? Come esco? Benvenuto in famiglia. Mannaggia il cuore. Oddio, ragazzi, c'ha il beccato. Ma che cazzo vuole questo? Forza, non morire proprio ora. Hai del lavoro da fare. Sì, come fa? Ci hanno riattaccato il braccio. Dove mi trovo? Oddio! Quanto cacchio so? Sonnecchiare, dormiglione. È l'ora della pappa. E poi, chi siete?
Dov'è Mia? Che è, oh? Mangia. È buono! Non ti figurerebbe il cioccolato dalla merda! Oh! Mi ha tirato... Porca troia, questi sono mastica! Dannazione! Io non di nuovo! Spostati, Margherita! Il ragazzo ha fame. Deve mangiare la sua cena. Su, giovanotto. Apri la bocca. Ma che cacchio? Non mangia! Chiudi la cazzo di bocca, Margherita! Sei stato per lui! E vattene via di qui! Sei un figlio di puttana! È incredibile, tu, figlio di puttana! Ragazzi, sto a bocca aperta! Sto a bocca aperta! Deve essere una cena davvero speciale. Avanti, mangia. Ma ci ha messo il coltello in bocca! Oddio, questo col VR era spettacolare. Maledizione. È ancora quel poliziotto. Schifosi. Maiali. Loro sì, eh. Ora questa, qua sta. Ragazzi, mi ricorda troppo Non aprite quella porta. Ora rimaniamo da soli con la signora. La signora. Che cazzo, ragazzi. Dai, mo tanto la signora si sveglia sicuro, 100%. Forse mi devo... Sì, forse mi devo liberare. Ok, siamo liberi. Ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata. Signor, dice dove cazzo sta l'uscita? Ci vedremo questa sera in live su YouTube. Mi raccomando, qui c'è l'ora. Vi voglio tutti quanti. O se non lo vedrete in live, la potete comunque recuperare. Mi sta piacendo tantissimo. Lasciate tanti mi piace. Appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti, Max Rosh. Alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao. Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Mike Shosha. Tutti quanti amano Mike Shosha.